la parasha che leggeremo questo Shabbat è la parasha di Itro, la parasha che contiene i 10 comandamenti. Nella descrizione del Mahamat Sinai è scritto che Vehol Ha'an Ro'im et Hakolot, tutto il popolo vide le voci. È una frase un po' strana. Rashi ce lo spiega in questo modo: vedevano ciò che abitualmente si sente e che non può essere visto altrove. Il Baal Shem Tov spiega queste parole con un midrash. Un giorno un violinista molto bravo si mise a suonare in una grande piazza. In pochi minuti si riunì una grande folla intorno a lui, incantati dal suono di questo violino. Erano talmente estasiati che spontaneamente si misero in cerchio, si presero per mano e si misero a ballare. Ballarono con tanto entusiasmo, ascoltando questa musica celestiale. In quel momento passò una persona non udente, che non poteva sentire la musica, ma vedeva la gioia negli occhi di quelle persone e l'entusiasmo che accompagnava i balli di tutta quella gente in mezzo alla piazza. Rimase meravigliato. Non riusciva assolutamente a capire perché la gente si comportava in quel modo così strano e perché erano così allegri. Continua il Baal Shem Tov: nel momento in cui è stata data la Torah, quando i figli di Israele stavano ai piedi del monte Sinai, è scritto Vehol Ha'am Ro'im et Hakolot, tutto il popolo vide le voci. È stata una rivelazione unica, ascoltare una qualità di suono irripetibile, ascoltarono qualcosa che penetrava in loro fino ad arrivare al profondo dei loro cuori. Per questo Rashi spiega, videro ciò che si ascolta e che non è possibile vedere in un altro luogo. In altre parole, è stata una voce così profonda e così sensibile che li ha trasportati in un'altra realtà, una situazione di fede assoluta, una situazione di coinvolgimento totale nel ricevere il gioco delle mitzvot per tutte le generazioni. Erano tutti immobili, esterrefatti dalla voce del Signore. Tutti ascoltarono la voce di Kadosh Baruch Hu e si elevarono ad un livello spirituale così alto che riuscirono a vedere cose che in altri posti si possono solo udire. Shabbat Shalom.